succedere qualcosa di eccezionale in questo quadretto rosso, in questo cerchio rosso. Come vedete non succede niente di eccezionale, mi dispiace per voi, probabilmente succederà qualcosa di eccezionale dopo. Il mio compito è quello di rompere un po' il ghiaccio, e parleremo di cose strane, perché sapete il caos significa tante cose, ma non significa assolutamente niente se non riusciamo anche a capire. Poi noi qui siamo anche uomini di business, probabilmente. La prima cosa di cui parleremo oggi è i leoni. Non so se lo sapete, ma c'è una storia strana, una storia veramente strana. I leoni soffrono di ulcere, ma le zebre no. C'è un noto biologo che ci ha scritto un libro molto bello sul tema, ma vediamo perché sta succedendo questa cosa, che ci potrebbe servire dal punto di vista di business per capire il caos, per capire le confusioni, per capire che cosa succede e soprattutto come reagire a questi fenomeni. Voi immaginate la scena di questo questo leone della savana, che la mattina è lì concentrato e vede passare una zebra e dice: oh, c'è il pranzo per la giornata. E ovviamente elabora tutta la sua strategia che ha sperimentato negli anni, la elabora, continua a guardare, comincia la rincorsa, ma la zebra è più furba, la zebra riesce a scappare, e quel giorno il leone resta senza mangiare, torna nella sua tana e comincia a ragionarci e dice: ho fatto questo. Il giorno dopo stessa scena, stessa zebra, stesso leone, rincorre la zebra e ancora una volta la zebra riesce a scappare. Il leone torna a casa, la zebra nella sua di tana, al quarto giorno al leone gli viene l'ulcera. E alla zebra no. Sapete perché alla zebra non gli viene l'ulcera? Perché è capace di dimenticarsi completamente quello che è successo. E fa una cosa fondamentale che noi musicisti conosciamo molto bene, che si chiama la cadenza d'inganno. Ogni mercato, ogni attività che noi facciamo è fatta da preda, predatori. Quando noi soffiamo i clienti al nostro competitor, siamo dei predatori. Ci sono delle prede, noi siamo delle prede ogni tanto. E la preda, se fosse sempre così facile, il predatore beccherebbe la preda sempre. Quello che fa la differenza è esattamente quello che noi musicisti chiamiamo la cadenza d'inganno. Tu pensi che io faccio una cosa, ma perché mi sono dimenticato di quello di ieri, faccio una strategia completamente diversa e ti frego. E resti senza mangiare. La cadenza d'inganno, la non linearità del pensiero. Se tu pensi che questa sia la traiettoria per te, e il leone resta, e purtroppo resta con l'ulcera, perché va sempre male. E guardate un altro esempio di questo fenomeno che ha molto a che fare con il leone, che ha a che fare con la zebra. Voi sapete, esiste questo teorema, non so se lo sapete, che si chiama la maledizione del radiale. Immagino 1941, adesso voi per un attimo fatemi questa cortesia, diventate dei CEO della Michelin 1941. Arrivo io, che sono il capo della ricerca, vengo da voi che siete CEO in un mercato ipercompetitivo come era all'epoca, e dico: ho inventato una cosa nuova, quello che si chiama appunto il pneumatico radiale. Prima erano tutti pneumatici lineari. E io, il mio capo, voi come CEO, mi chiedete: che c'è di nuovo? Costa 20% in meno la produzione e permette di fare il doppio dei chilometri. Che facciamo? Ragazzi, è una bella scelta questa qua. Che fate? Pensateci un attimo. Non è che io, mettendo questi nuovi pneumatici, che ho una macchina, faccio il doppio dei chilometri. Faccio sempre lo stesso numero dei chilometri. E devo decidere che fare. E voi adesso pensateci un attimo da cielo. Qual è il vostro comportamento? Dite: passiamo alla produzione? O dite: ma che ci frega, tanto continuiamo a fare i soldi in questa maniera. Passiamo 50 anni dopo. Lui è Steve Sasson, era uno dei ricercatori della Kodak. Va dal suo capo, con quella cosa obbrobriosa evidentemente, e dice: guarda che io ho inventato la macchina fotografica digitale. E anche lì, fate un attimo il CEO di Kodak. Che decide, avete un mercato, siete i leader del mercato, come lo era Michelin, siete leader del mercato e dovete decidere questa cosa qua: do seguito a questa innovazione o no? Conoscete bene la storia, la conoscete benissimo. La Michelin è ancora sul mercato perché ha deciso di distruggere qualcosa, un pensiero completamente irrazionale, completamente non lineare. La Kodak, che aveva il massimo del mercato, non c'è più. E allora capite, ecco la cadenza di inganno, ecco predatore ancora una volta, capite benissimo qual è la situazione. Devo decidere di distruggere qualcosa per crearne qualcos'altro. E voi non continuiamo a comprare telefonini, abbiamo smesso di comprare telefonini. Perché? Perché non c'è nessuna innovazione. Continuiamo a comprare telefonini che l'unica cosa che fanno è avere più potenza la macchina fotografica, di cui non ve ne frega assolutamente niente. Qual è l'innovazione? L'innovazione è tutto quello che vedete, è diventato hashtag. Abbiamo solo i titoli, ma dentro non c'è assolutamente niente. Rivoluzione digitale, blockchain, tutto sono degli hashtag. O come dice giustamente Jacques Ellul, è la pornografia di questa roba qua. Vediamo delle immagini, è come vedere delle ispezioni di un video pornografico, e pensate che vedendo 5 minuti di una cosa potete imitarle e fare la stessa cosa. Non funziona così. Ci vuole un ragionamento dietro, ci vuole il coraggio di fare cose, perché altrimenti la maledizione radiale vi perseguita.
La Michelin è ancora la cosa che è sparita. Adesso vediamo altri esempi. La Michelin ancora una volta ha deciso di distruggere il suo mercato, presentando un pneumatico che verrà fuori nel 2023, in cui è completamente diverso, costerà praticamente niente, te lo potrai costruire a casa. Questa è innovazione, il pensiero non lineare, altrimenti il predatore vi fa sempre fuori, c'è sempre una preda, un mercato da conquistare, un cliente da andare a prendere, si scarica degli altri, c'è sempre, e l'unico modo che hai è quello di cadenza d'inganno, che tu pensi che tu stai lavorando su una cosa, adesso vedremo, e tu invece ti sposti, pensiero non lineare. Siamo abituati al pensiero lineare, alla coerenza del nostro... Sì, coerente, ma coerente rispetto a cosa? Rispetto a cosa coerente? Allora, l'altra cosa che vi dicono in continuazione è non reinventate la ruota. E invece se adesso vi dimostro che noi continuiamo a reinventare la ruota ed è proprio questo, questa mancanza di cadenza d'inganno che ci fa fregare. Voi sapete benissimo che oggi usate Chrome tutti quanti, o usate altri sistemi, prima c'era Netscape. Oggi utilizzate tutti Twitter. O utilizziamo su tutti Twitter, ma prima c'era ICQ, prima di Spotify c'era Winamp, cioè prima di qualcosa c'era qualcos'altro. Perché sono sparite queste cose qua? Perché? Perché è sparito Chrome, è sparito Netscape a favore di Chrome e così via? Perché? Questo ci dobbiamo chiedere. Ed è semplice, ragazzi, basta tornare un po' più indietro. Il mito di Atalanta e di Ippomeo. Lo so che Atalanta, per la maggior parte di noi, è la squadra di calcio. È un mito greco poco famoso, poco conosciuto. Probabilmente il primo che l'ha portato all'evidenza è stato Edoardo De Crescenzo, l'ingegnere De Crescenzo. E racconta questa storia. Atalanta era figlia di questo re di questa isola greca. Era femmina, per cui lui voleva un maschio. E la caccia via di casa. Ve la faccio breve. Va, ovviamente viene allevata dai lupi, diventa una bravissima cacciatrice, la più grande corritrice, diventa il più del più del più, protetta a questo punto anche dagli dèi, il padre decide di farla ritornare. E gli dice, diventerai regina di questa terra, se solo se ovviamente ti sposerai. E lei accetta. Dice, una condizione però. La condizione che voglio è che il mio marito mi deve battere alla corsa, che era impossibile, lo sapete. Era impossibile. Finché non arriva Ippomene. Ippomene è innamoratissimo. È innamoratissimo, scrive delle poesie, delle lezioni d'amore su di lei impressionanti e lei la vuole a tutti i costi. Sa che perde, che rischia di morire. Sa che rischia di morire. Ma non si perde d'animo. Ha una sua strategia. Si mette in tasca 3 pomidoro e durante la corsa, mentre sono appaiati, lui fa cadere il primo pomodoro. Ovviamente Ippomene, come queste aziende che dicevo prima, si cura di sé, ho tutto il mercato con me, io questo qui lo prendo quando voglio, si ferma a raccogliere il primo pomo. E ovviamente Ippomene comincia a correre. E lei ovviamente riesce a raggiungere. A quel punto Ippomene fa cadere il secondo pomo. Lei si ferma di nuovo perché è convinta. Sono la migliore, sono la più forte, non c'è nessuno dietro di me, nessuno mi potrà mai battere. E si ferma la seconda volta. Di nuovo la rincorre, cade il terzo pomo, solo che lei stavolta non si accorge che il traguardo è lì vicino. Nel raccogliersi, Ippomene vince la sposa. Qual è la morale di questa storia, se c'è una morale? Che quando tu pensi di essere avanti, quando tu pensi di essere imbattibile, guardate Nokia, guardate tutti quelli che hanno perso, quando pensi di essere imbattibile, che non c'è nessuno, l'idea ce l'ho solo io, c'è tutta questa roba qua, ti accorgi che qualcuno dietro ti ha preso le misure e ti sorpassa. Ecco preda predatore, ecco che cosa significa la cadenza di inganno. Ecco che cosa significa. E l'altra cosa fondamentale è che molto spesso quello che noi perdiamo da vista con la nostra linearità è che ci sono delle cose che sono nate per fare delle robe e ne facciamo delle altre. Voi tutti conoscete, immagino, la scatoletta del tonno Simmental. Scusate, sì, del tonno Simmental, della carne Simmental. Che serviva la chiavetta per aprire la scatoletta. E invece no. L'uso primario, non so se qualcuno della mia età si ricorderà, l'uso primario di quella chiavetta era aprire le macchine Fiat dell'epoca, la 500, la 600, il 128 e metterle in moto. Era l'ideale per i ladri. Una cosa che è nata per delle attività che è servita ad altro. Guardate il GPS che è nato per mandare le persone sulla Luna e oggi a quello che serve è consegnarvi la pizza a casa. Ma chi è che si è accorto di questa roba qua? Chi? Ci sono molte canzoni pop che vengono utilizzate dalla CIA sono nate per il nostro divertimento e vengono utilizzate dalla CIA per torturare i prigionieri. Ma chi si accorge di questa roba qua? Sapete la storia che tutti raccontano di Newton che era seduto? È falsa. Però per dare l'idea, seduto sotto la quercia, che gli cade sotto l'albero di melo, gli cade la mela in testa e immagina la gravitazione. Ma adesso io vi chiedo, lasciate stare che fa, ma quanta gente era caduta la mela sulla testa e non se n'era accorta?
E questo è il tema che abbiamo. Siamo talmente presi dalla quotidianità, siamo talmente presi dalle nostre regole, dai nostri meccanismi, dalle nostre metodologie, dalle nostre attività quotidiane, che ci perdiamo tutto quello che è attorno. Poi andiamo ai convegni e parliamo di contesto, dobbiamo stare attenti al contesto. Non è vero, siamo troppo presi dall'hashtag. Quello che ci governa oggi è la profonda ignoranza, la profonda superficialità con cui affrontiamo i problemi. È una profonda superficialità. Mio papà, che aveva delle battute gigantesche su questo fenomeno, diceva ai figli: la vostra ignoranza non c'ha una lacuna. Ed è esattamente quello con cui ci confrontiamo tutti i giorni e facciamo finta di niente. Lo vediamo adesso dopo il lockdown. Sono macerie, non sappiamo che cosa fare, non sappiamo che reagire. La tecnologia ci ha abbandonato perché pensavamo che tutto si potesse risolvere con la tecnologia e abbiamo scoperto che non è vero. Ma che cosa significa tutto questo? Non so quanti di voi abbiano letto il Pinocchio. Esiste una regola fondamentale per tutto questo? Sì, esiste. Ed è esattamente quello che trovate scritto lì. Le immagini sono di Iacovitti. Iacovitti ha disegnato il Pinocchio molte volte. Per esempio, per dirvi la superficialità. Io faccio sempre l'esempio di Pinocchio perché è il più facile. Ne potrei fare centinaia. Faccio Pinocchio perché tutti avete letto Pinocchio e ne avete sentito parlare. Se io dovessi chiedervi in questo momento che mestiere faceva Geppetto... E non è vero, non l'avete letto, perché all'ultima pagina Collodi scrive: e Geppetto tornò a fare il suo vecchio mestiere di intarsiatore. Non c'entra niente il falegname. Vi siete bevuti il falegname in continuazione. Pinocchio è quello che dice meno bugie in tutto il libro. Eppure passa per il bugiardo. Perché? Perché noi abbiamo tempo per approfondire. E Collodi è talmente preciso che lo dice anche, e lo leggete lì: intanto Geppetto tornò zoppicando. Non possiamo arrivare da nessuna parte se non zoppichiamo, se non continuiamo a inciampare continuamente nella cadenza d'inganno. Non arriviamo da nessuna parte, ci sorpasseranno sempre. Lo zoppicare è l'unica condizione per la quale noi siamo delle persone vive. Zoppicare, zoppica Dioniso, zoppica Cenerentola, Efesto, Vulcano, tutti zoppicano, perché l'idea dei miti antichi era: non puoi arrivare alla verità se non tentennando. Sono riuscendo a capire dove muoverti, che cosa fare. Zoppicare. Questo è il caos. Chi è il più grande? Sapete chi è il più grande zoppicatore di questo secolo? Dottorato. Incredibile. Lo fa di 10 anni di dottorato, è pieno di laureati in filosofia, e ci sono due bambini che hanno scritto parte del testo. Zoppica in continuazione, c'è al testa sempre, per 3 puntate di zoppica non risolve nessun caso, niente. Vediamo questi cerchi, queste metodologie che sono tutti problemi standard. Se non uscite fuori dallo standard, se non riusciamo ad uscire fuori da questa condizione, saremo sempre delle prede facilmente agguantabili dai predatori. Cadenza di inganno, zoppicare, questa è la regola. Ne esistono delle altre, ma questa è quella. La piccola deviazione, il piccolo far qualcosa che gli altri non fanno, non aspettare assolutamente gli eventi. E allora vi rendete conto, prima, che è facile definire il caos è diversità. Il problema di Pinocchio è semplice: chi gliel'aveva detto che diventando un bambino vero era meglio che essere un burattino? Le condizioni, la diversità. E allora in ognuno di voi, in ognuno di noi, quando vediamo qualcosa di diverso, quando vediamo qualcuno che fa uno sforzo per andare al di là, per implementare questa cadenza di inganno, cerchiamo di capire qual è lo sforzo, zoppicando assieme a lui. Amiamo la differenza negli altri. È quella piccola differenza che i fisici e che i teorici del caos chiamano effetto farfalla. Ed è la cosa, secondo me, più poetica che possa dire uno che si occupa di caos: la piccola differenza che fa il grande movimento. E l'effetto farfalla è codificato nella teoria del caos in questa maniera: un battito d'ali oggi di una farfalla a Busto Arsizio potrebbe causare un tornado nel Messico il prossimo anno. Stiamo attenti ai dettagli, stiamo attenti alle piccole variazioni. Grazie mille.